Sono Angela Rosenweiler. Oggi sono qui per parlarvi di un romanzo singolare, scritto da Eleonora Scali, pubblicato da AAA Edizioni, dal titolo e dalla copertina piuttosto provocanti. Ciao poveri. Ciao poveri è il saluto che i protagonisti di questa storia rivolgono ironicamente, quasi con spregio, a chi non ha tutto ciò che loro hanno la fortuna di avere. Sono personaggi che potremmo definire dei DIP, nati bene, e per questo corrono, rincorrono il tempo, lasciandosi assorbire dalle spire della seduzione della vita materiale, pensando che tutto ciò che la vita materiale ci riserva, tutti i privilegi, tutte le scelte lunghe ed elaborate che ci spingono a prediligere un dettaglio piuttosto che un altro, senza badare a quanto questo dettaglio vale in realtà, possa essere un vortice senza fine. In questo vortice senza fine, fatto di noncuranza, di superficialità, a tratti di superbia, si lasciano avvolgere. Precipitano in questo vortice. Precipitano sino in fondo. Ed arrivati in fondo, hanno la presunzione di credere che, toccato il livello più basso, si possa andare ancora più in giù, che ci possa essere ancora qualche cosa che richiami ad un modo di vivere così materiale, così terreno, così privo di ogni ideale e di ogni speranza. Tutta colpa loro? Forse anche no. Forse anche colpa dei tempi, dell'educazione che hanno ricevuto, dei valori che sono stati loro trasmessi, ovvero dei non valori. La storia, non vi dico, no, non ve lo dico come si conclude, perché altrimenti non vedevo la curiosità di andare a scorrere fino in fondo questo libro che, come vedete, proprio perché dettagliatissimo, è anche piuttosto corposo. E al di là del suo scorrere in questo vortice di mondanità, richiama a soffermarsi su un pensiero. Ma se tutto questo non avesse un senso, se dietro a tutto questo ci fosse un qualche cosa di più importante e di più prezioso che ci siamo persi, dal quale ci siamo allontanati talmente tanto da non riuscire neppure a riconoscerlo. La sensazione che ho avuto io leggendo questo libro è proprio questa povertà interiore nel bel mezzo di una ricchezza illimitata. E vi ripeto, come va a finire questa storia? Lo lascio tutto a voi da scoprire. Vi posso fare solo una piccola rivelazione affinché siate ancor più incuriositi. Anche i ricchi piangono, ve lo posso garantire.